La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Un'unica parola per stupire. Su RTV 38 arriva... Tada! Eccoci qua tutti quanti insieme per ripartire con un'altra grande settimana all'insegna di Tada, con i suoi tantissimi argomenti, ospiti multisfaccettati e molto 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 altro. È lunedì e quindi lo sapete che il fil rouge che lega tutti i nostri argomenti è improntato alla bellezza, alle tendenze, alla moda, al prendersi cura di se stessi, quindi anche al benessere, oggi in particolare anche al benessere e alla salute della nostra pelle. Direi subito di iniziare. Come diceva il loro famoso claim di qualche tempo fa, coco coco alle vanità. Ti ho voluto imitare, cara Jacqueline Fagan. Ciao, buonasera, ben ritrovata. Grazie. Bellissima, rosso di sera, tada, non si dispera. Allora, oggi parliamo con te di bellezza, e che bellezza, con una casa molto importante, molto famosa nel mondo, che avete qualcosa in comune perché siete tutte e due di nazionalità francese. Esattamente. Siete tutte e due nate en France, come si dice, e da anni... giorno dopo giorno, mese dopo mese, grazie al suo team, alla sua equipe di esperti a 360 gradi, regala bellezza e benessere a tutte le clienti del mondo che lo scelgono, e stiamo parlando della casa Clarins. Allora, raccontiamo qualcosa, perché è una storia molto importante che risale a qualche tempo fa. Eh sì, è una casa molto importante che è nata nel 1954 da un signore che si chiama Jacques Courtin. E questa signora ha inaugurato il primo istituto di bellezza a Parigi. Naturalmente dietro tutta questa cosa c'è un laboratorio che è a Pontoise, vicino Parigi, dove ci sono dei ricercatori, dove ci sono tantissime persone che stanno sempre cercando delle nuove formule, sono sempre all'avanguardia. È una squadra, vero? Si dice, è una squadra. Tutto. C'è il farmacologo, c'è il dermatologo, sì, c'è sì, addirittura sì. L'ingegnere, insomma. C'è sì, un po' sì, di sì, tutto. Sì, 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 sì. Hanno una ricerca all'avanguardia in questi laboratori. Hanno un'equipe di cosmetologici, di etnobotanici anche. Certo. Lavorano tutti in sinergia, tutti insieme. Prendono appunto per trovare queste formule nuove con delle texture rivoluzionarie, frutta delle ultime scoperte scientifiche di Clarins. Infatti. Adesso, dopo che il papà Jacques Courtin ha lasciato, insomma, le sue due figli se ne occupa. Quindi una tradizione iniziata sì. tanto tempo fa che comunque... Cioè, lui c'è sempre, okay. Però sono subentrati i due figli. Due... Ecco, quindi è, diciamo che è anche sì. un'azienda familiare. Sì, sì, uno è Christian e l'altro è Olivier. Ecco, e quindi continuano questa gloriosa tradizione. Tra l'altro loro, come laboratorio appunto di bellezza, consentimi di usare questa terminologia, sono anche dei veri e propri pionieri, no? Perché sì. hanno inventato dei prodotti che sono sì. stati creati qualche tempo fa, poi sono stati ottimizzati nel corso del tempo grazie appunto alla ricerca, e che rappresentano veramente un must have sì. per moltissime persone nel mondo. Sì, e continuano le ricerche. Continuano le ricerche, come hai detto te, sono i pionieri e lavorano senza sosta tuttora. Studiano, osservano ciò che avviene in natura, perché loro sono molto natura, lavorano con tantissime piante. Hanno un erbolaio loro. Proprio sì, dove attingono, diciamo, sì. dalla natura, quelli che sono sì, sì. ovviamente attraverso le persone che sono adibite a questo studio, tutti i segreti di bellezza che poi vanno a immettere nei loro prodotti di sì, sì, comprovata sì. qualità. Dopo parleremo di due assolute novità
che sono pronte ad entrare nel commercio italiano e che stanno per arrivare anche nei punti vendita delle vanità, che sono a dir poco rivoluzionari e che sono rivolte a due tipologie di donne diverse. Questo perché ovviamente anche questa casa cosmetica abbraccia il maggior numero di persone possibili. Capirete anche più tardi che si preoccupa anche molto della bellezza dell'uomo. E adesso, beh, io do la linea a quelle, io le chiamo ironicamente quelle due, no? Che si occupano di alimentazione e curiosità. Ma oggi è una giornata un po' speciale perché è anche il compleanno della nostra Matilde Calamai, che si trova nel salottino insieme ad Emma Balsimelli. E buonasera, buonasera a tutti, grazie Francesca, e sì, oggi è il mio compleanno, un anno in più. Emma, ben ritrovata, Emma Balsimelli. Grazie, mi mancava tantissimo questo salottino, mentre noi eravamo inquadrati mi spalmavo perché era proprio... Sì, lei si era rilassata, sì, proprio, capito? Mi mancava proprio questo divano. Ti trovo benissimo, grazie. Bella, in forma, fiorita, stai bene, siamo rientrati a lavorare, i bambini sono a scuola. Ecco, iniziamo a parlare, Emma, un po' di questa situazione e come... prevenirla con il cibo, magari stare bene con il cibo, ecco, si può? Certo, ma posso farti gli auguri prima? Grazie, no, perché sennò grazie. Come si fa qui, che amiche siamo? E veramente tanti auguri e insomma spero tu passi questo compleanno nel modo migliore, ma non penso ci siano dubbi. In famiglia, con poche persone e niente, ovviamente. Che vedo mascherine qui accanto. Esatto, un po' a distanza, però sono compleanni un po' particolari. Ecco, esatto. Sì, cosa si può quando mangiare per il compleanno? Si può trasmettere, vero, per il compleanno? Sì. Solo oggi, non scherzo. Solo oggi, bene. Allora, la tua domanda è molto interessante, perché insomma molte campanelle di scuola sono suonate, i genitori avevano già iniziato a lavorare, però comunque stamattina ero in ambulatorio e già le mamme dicevano ma ho due figli, ho dovuto portare i figli in dei turni diversi, quindi... inizia poi quella che è la routine, iniziano per fortuna a ripartire gli sport, quindi è importantissimo capire come nutrirci. Allora, per quanto riguarda il sistema immunitario, che è quello che noi dobbiamo coccolare al massimo adesso, non ci possiamo permettere diciamo di poterlo avere indebolito, anche riguardo a quello che è il coronavirus c'è una novità molto interessante a livello scientifico. Ovviamente le cose che vi dicono sono studi diciamo non convalidati da tanto tempo, perché è una cosa molto nuova, quindi prendete le cose e filtratele bene. Insomma, c'è una molecola che si chiama quercitina, che è presente ad esempio negli asparagi, nei broccoli, nelle cipolle rosse, soprattutto quelle di tropea. Ecco, vedete in sovraimpressione alcuni tipi, che sembra andare un po' a inibire una proteina che accelera la replicazione di questo virus. Ovviamente non dico che se prendiamo questi alimenti siamo immuni, però se noi aggiungiamo questi alimenti nella nostra alimentazione sicuramente male non fa, anche perché comunque sono antiossidanti, come vi dico allo sfinimento l'antiossidante è una protezione per la nostra cellula, quindi non ci fa neanche invecchiare. Mai invecchiare. Quindi mangiando questi cibi, gli asparagi, i mirtilli, i frutti di bosco, insomma sono veramente tanti, ecco, la dieta bisogna metterli, esatto. Bisogna aggiungerli, altrimenti magari integratori, esatto. Naturali. Anche perché la quercitina è sì presente negli alimenti, ma non una quantità eccessiva, per cui per raggiungere una quantità che possa proteggere il nostro sistema immunitario ne è necessaria veramente tanti, e non posso pensare di mangiare un vasetto di capperi per avere quel. Quindi anche bambini si può dare? Assolutamente. Okay, quindi ce ne sono tantissime di ditte appunto che la sintetizzano, comunque la possono produrre, quindi vi affidate al vostro medico farmacista. Certo, una volta al giorno. Esatto. Più aggiungiamo anche questi alimenti. Esatto. Come si inizia la mattina? Con che colazione? Si cerca di avere il sorriso. Allora, il sorriso e non preoccupati, esatto, di quello che può succedere, anche perché desta preoccupazione anche un semplice raffreddore, ma adesso fa caldo, tra poco iniziamo a comunque tutti, certo, no? Normalmente i malanni di stagione, esatto.
Tendenzialmente i miei pazienti lascio sempre la colazione un po' libera, fornisco delle variazioni, ma diciamo sottolineando il fatto che la colazione è un po' un rito, è un po' un'abitudine, e quindi è la cosa, io dico, è il pensiero felice per poi iniziare la giornata. Però questo pensiero felice può essere e deve essere nutrizionalmente giusto, quindi la vitamina C è indispensabile, che venga dal limone, che venga dalle arance, dal kiwi, qualcosa di fresco ci vuole, unito poi a qualcosa di secco. Tu mi avevi consigliato nella mia dieta, fantastica, quindi acqua e limone a stomaco vuoto, vero? Esatto, che dava proprio la vitamina C. Bene, ne parliamo tra poco, certo. A te Francesca. Grazie a Matilde, grazie ad Emma. Adesso invece parliamo con la dottoressa Silvia Cianchi, che saluto e che ringrazio di essere tornata a trovarci nel nostro salotto. Anche lei è un volto noto della nostra trasmissione, perché ci accompagna fin dalla prima stagione alla scoperta di quelle che sono, che potrebbero essere, le problematiche legate alla nostra pelle, in quanto lei è una valente dermatologa, e come fare naturalmente per ovviare a tutta quella serie di problemi. Ora, siamo tornati da quest'estate, un'estate agognativa per tutto quello che abbiamo naturalmente passato nei mesi scorsi, quindi il lockdown che aveva avuto anche degli effetti sulla nostra pelle, perché appunto non abbastanza ossigenata, non potendo uscire o potendo uscire in versione, diciamo, in orari particolarmente ridotti e stringati. È vero è che se il sole e l'estate ci hanno fatto tanto bene, magari hanno lasciato qualche danno sulla nostra epidermide, perché non ci siamo opportunatamente organizzati per proteggerla. È un po' così, dottoressa? Assolutamente è così. Diciamo che questa è stata un'estate particolare, però in generale la fine dell'estate prevede poi il rivelarsi sulla nostra pelle di alcuni piccoli difetti che magari con l'abbronzatura eravamo riusciti a camuffare, no? Temporaneamente. E ho portato qua tutta una serie di foto per commentarle, perché credo che per i nostri telespettatori vedere oggettivamente quale potrebbe essere il problema sia la cosa più immediata. Queste sono le classiche macchie del sole, e tutte le pazienti, sia uomini che donne, che vengono in studio in questo momento dell'anno, dicono: io d'inverno questa macchia la vedo meno, alla fine dell'estate l'abbronzatura comincia ad andare via e la macchia si evidenzia. Questo accade, come vedete, sul viso, ma accade anche sul corpo, quindi invecchia la pelle del nostro viso e contemporaneamente anche quella del nostro corpo. Molte persone sono convinte di avere denee, in realtà poi si tratta di macchie. Questa, per esempio, è una macchia su uno zigomo ed è un classico, tantissime donne hanno questa macchia grande quanto una moneta di un euro o due, che viene proprio nelle regioni fotoesposte, cioè pensate che questa macchia prende sole sia a gennaio sia agosto. Anche qui capiamo quanto è importante usare una crema da giorno, cosmetica o dermatologica, che abbia una protezione solare anche d'inverno. Immaginatevi in macchina mentre guidiamo come il sole dal finestrino possa colpire questa macchia. Ecco perché sia le creme prescritte dal dermatologo sia quelle comprate in profumeria, che abbiano certo delle referenze, devono avere un filtro solare sia in inverno sia in estate, proprio perché è importante preservare la nostra pelle. Ancora qui una macchia, guardate bene, macchie che poi anche quando ci trucchiamo dobbiamo saper coprire, perché molto spesso mettiamo tanto fondotinta del colore della nostra pelle, ma se sotto non applichiamo un correttore che mi annulli il marrone se è una macchia, o ad esempio se è un ematoma, un livido, il colore verde, la macchia poi rimane. Quindi attenzione a mettere tanto fondotinta, perché magari sotto ci vuole un correttore che annulli questo tipo di effetto. Questo, diciamo, delle macchie è il capitolo più eclatante in questa stagione. In realtà le patologie che durante poi l'autunno vengono trattate sono tantissime, perché sapete che la moderna dermatologia, la dermatologia estetica, ha un grande campo d'azione soprattutto in inverno, dove possiamo fare laser, peeling su queste macchie e migliorarli. D'estate bisogna fare prevenzione, quindi usare la protezione solare, e quando intendiamo protezione solare si parla sempre di un filtro che è 30 o 50. Parole che spaventano i pazienti, perché dicono: mettendo questa crema io non mi abbronzo. No, come ho sentito dire prima, esistono prodotti con una texture veramente impercettibile, impalpabile, quindi ci possiamo mettere una crema che protegge la nostra pelle, ma che non ci fa quell'effetto maschera, cioè il viso completamente bianco. Ecco, anche quindi la salute e la bellezza possono andare di pari passo. Certo, è molto importante anche scegliere quella che è la crema giusta, no? Esatto. Ci vuole sicuramente, per chi ha problemi appunto di una pelle grassa, una crema che non occluda per esempio i pori, perché sennò si può incorrere in altre problematiche. Esattamente. Può venire l'acne, può peggiorare la cosiddetta oleosità, no, della pelle. Certo. E viceversa invece per magari per le pelli secche occorre sicuramente una crema con una texture più
nutriente, quindi bisogna sempre stare molto attenti anche a scegliere quello che è il prodotto giusto che risponde ovviamente alle proprie esigenze. Ci sono anche tanti metodi adesso nuovi e innovativi per la rimozione anche delle macchie, dottoressa? Ci sono tanti metodi, diciamo che il metodo base è sempre il peeling. Peeling molto spesso dai pazienti viene confuso con lo scrub. In realtà facciamo differenza, lo scrub è un tipo di detersione, quindi tutti possiamo andare in farmacia o in profumeria e prendere un detergente che dentro abbia dei piccoli granellini che ci permettono soprattutto la sera di pulire la pelle più in profondità, ma il peeling, il cosiddetto peeling chimico, è un trattamento di medicina che fa il dermatologo, quindi sarà il dermatologo a stabilire che tipo di acido a seconda della stagione e, badate bene, anche a seconda del fototipo. Che cos'è il fototipo? È questa, una signora bionda con gli occhi chiari non potrò fare lo stesso peeling che a una signora mora con la pelle scura, quindi è importante capire che tipo di pelle vado a trattare. Ecco perché quando vengono due amiche che sono completamente diverse ma hanno lo stesso problema, magari a una proponiamo il laser e ad una proponiamo il peeling, perché la parola d'ordine è fare diagnosi, quindi mai a tutti lo stesso trattamento, perché sennò il problema addirittura potrebbe peggiorare. Ecco, quindi è molto importante anche quello che ha sottolineato la dottoressa, che il peeling, inteso proprio e spiegato con il termine proprio, lo fa e lo deve fare il dermatologo. Anche questo è molto importante, perché gli acidi che vengono utilizzati, diciamo che non possono essere utilizzati su una pelle di un paziente, di una persona, da chiunque, quindi ci vuole un medico dermatologo. Adesso invece si parlerà, anzi parleranno loro, della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, del mondo delle influencer e anche di qualche altro argomento, come dico io, che coso. La linea va alla nostra Carlotta Comparini con i suoi consigli. Buonasera a tutti, grazie Francesca, e oggi qui con me in studio è presente l'influencer e fashion blogger la bella Giada Innocenti. Ciao! Ciao tesoro, grazie per avermi invitata. Grazie a te per essere qui. Allora, vorrei subito puntualizzare intanto che questa non è la tua sola occupazione, anche se spiegherò in un secondo momento di cosa ti occupi a 360 gradi, perché adesso ci dedichiamo alla 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, anche perché come ogni anno quello che non passa mai inosservato è la moda e lo stile che viene sfoggiato sul red carpet. Giada. Assolutamente, ma assolutamente come si porta un abito. Lo stile. All'interno del red, del red carpet e anche come lo si stila. Certamente. Quindi io ho portato le mie preferite, il mio podio, e abbiamo Cate Blanchett, che sarebbe la, cioè il primo posto secondo me. La donna al centro. La classe da vendere proprio, la... uno stile, icona di stile, eleganza, bellezza. Sì, al mio primo posto assolutamente lei. Poi abbiamo il nostro orgoglio italiano, Anna Foglietta, che non ha sbagliato niente. E in non potrebbe festival. Non esserci anche un orgoglio italiano sul meravigliosa, podio. Meravigliosa, un po' un appunto, un po' troppo bianco e nero, però veramente impeccabile, perfetta, approvata. E poi, chi approvi poi? Anche Vanessa Kirby, che è l'ultima, ha vinto anche lei il premio come miglior interpretazione femminile, quindi, sì, insomma, grande premio, il premio Vogue. Quindi vincitrice del premio e vincitrice anche di stile. Assolutamente, io nel podio ce l'ho messa perché oltre insomma, ad aver indossato specialmente solo il nero, però brava, brava. Sbaglio o il nero è un colore comunque sia che è stato predominante, sfoggiato tantissimo durante questo festival? Tantissimo. Perché? Non era una scelta probabilmente prefissata, era stato comunque, secondo me, a mio parere c'è ancora l'idea che il nero sia il colore dell'eleganza per eccellenza, che ad oggi comunque va un po' sfatato questo mito, perché non è più così. Si è eleganti anche con tantissimi altri colori che magari stanno anche meglio su certe persone. Anche perché bisogna dire una cosa, Giada, se i colori non vengono sfoggiati a un festival, esatto, di Venezia, quando? No, infatti, era questa l'occasione giusta, e peccato per tutto questo nero, però molto belli. Allora, questo è un festival ovviamente importantissimo sul nostro comunque sia territorio nazionale, esatto, e come hai detto te sono sempre presenti tantissime persone influenti, quindi è sempre più difficile metterci in mostra e far parlare di sé.
chi ha studiato un modo appunto quindi per far parlare di sé sul red carpet, di chi sto parlando e soprattutto cosa hanno fatto? Assolutamente, le due GFine, ora verranno inquadrate, ecco, eccoci qua. Elisa De Panicis e Mila Suarez, che ahimè hanno fatto scalpore ovviamente. Hanno avuto una grande caduta di stile. Esatto, sì, veramente un flop, e a parte che secondo me è stato proprio di cattivo gusto. E soprattutto studiato apposta, assolutamente, anche perché un peccato perché i vestiti erano veramente meravigliosi. Quindi concordi con me nel dire che nonostante l'outfit che era impeccabile, comunque bellissimo, forse un po' troppo trasparente, bocciate a prescindere per quello che hanno fatto. L'atteggiamento anche sul red carpet secondo me è fondamentale, tanto non proprio il vestito ma come lo si porta un determinato vestito è alla base dell'eleganza. Quindi loro hanno questa volta proprio di brutto, esatto, e di conseguenza vengono bocciate loro, bocciatissime, non mi sono piaciute per niente. Allora, come stavo dicendo prima, Giada non si occupa solo di lavorare sui social ma si occupa anche di un'attività davvero molto 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 interessante, ma vi lascio un briciolo di curiosità perché ne parliamo nella seconda parte, quindi per adesso grazie Francesca. Cosa non si fa per la celebrità? Anch'io sono molto d'accordo con quello che ha detto Giada, faccio così. Andando avanti, adesso sono qua perché devo offrire il mio caffè a Stefano Donati, un grande ritorno. Buonasera. Mastro pasticcere. Buonasera. Oggi pasticciamo. Ciao Stefano. Ciao. Ben ritrovato. Tutto bene. Che piacere rivederti. Bene, anche dopo a me. Dopo tanto, tanto, tantissimo tempo. E allora, che cosa realizzerai con me nella terza parte di Tada? Allora, diciamo che è una cosa molto semplice, faremo, il vizio di dire faremo perché si lavorava sempre in coppia, farò uno yogurt, una mousse allo yogurt molto leggera e delicata, con pochissimi ingredienti, quindi anche, diciamo, con zucchero, sì, grazie, panna, zucchero e yogurt, dove possiamo abbinarla a delle frutte fatte da noi. Certo. Non necessariamente comprate tipo le pesche sciroppate eccetera, ma ci possiamo divertire utilizzando un po' di creatività e utilizzando anche quello che abbiamo nel nostro frigo, nella nostra dispensa o nella nostra frutiera. Molto bene, ci vediamo più tardi e adesso grazie. Io corro di nuovo alle vanità a parlare di bellezza. Allora, Jacqueline, cara, oui. Adesso siamo alle novità, diciamo, ma ce n'è una in particolare. Però volevo spendere, se posso, due parole sul packaging di Clarins. Inconfondibile. Perché loro sono molto, come ho detto prima, alla ricerca di queste piante, di tutte queste cose qua, ma stanno molto attenti anche al packaging. Certo. Perché il packaging è in continua revisione, sempre in movimento, sia per la cosmetica, per il trucco, per il corpo, che per il packaging. E dal 2014 tutti gli astucci e i cartoncini ondulati che sono dentro le scatole sono state realizzate in cartone proveniente da diverse foreste, gestite in modo sostenibile naturalmente. Vetro e cartone riciclabile costituiscono, scusate, essendo francese, ti perdoniamo. Un po' di difficoltaccio. Il 63% delle imballaggi Clarins e il 90% delle pot, li chiamano, sono i vasetti, okay. I vasetti in vetro, contiene almeno il 25% di vetro riciclabile. E Clarins ha un motto molto bellino: insieme rendiamo la vita più bella e costruiamo un mondo migliore. Ecco, quindi questo è il motto di Clarins. Stanno attenti ovviamente alla natura, agli elementi naturali e a tutto quello che è contenuto all'interno dei loro prodotti, ma anche all'ecosostenibilità a livello appunto delle confezioni. Quando appunto si parla di packaging si parla delle confezioni, delle varie scatole, delle varie, insomma, dei tubetti, dove tutto. C'è dentro praticamente il prodotto. Ecco. Allora,
cara la mia Jackie, c'è un prodotto che sta per arrivare, che in realtà ancora non è in commercio, però è già stato lanciato. C'è già. È una questione di ore. Ore, ecco. E allora, di che cosa si tratta? Allora ti faccio una domanda a te. Prendo il tuo posto. Bene, vai. Vorrei sapere se tu sai quanti battiti di ciglia facciamo al giorno. Dipende se c'è David Gandy davanti a me o non c'è. Se c'è David Gandy, se ne farei anche un milione e due, ecco. Allora, comunque, no, adesso ve lo dico perché... Dillo. Ne facciamo 10.000 al giorno. A cose normali, ecco. Quindi un 20-30.000 quando c'è David Gandy. Ecco. E quanti muscoli usiamo per fare questi battiti? Diccelo. Che 22. Lo fai. Quindi, insomma... È un bel lavoro, guardare. E naturalmente, allora, iLift è nato perché nel viso della donna, anche dall'uomo, però ora si parla della donna, è la prima parte che dai 25 anni in su invecchia, dove magari cominciano ad arrivare le rughette, le rughe, le... lo posso dire in francese? Certo. Di. Le pattes d'oie. Sarebbero le zampe di gallina. Bravissima. Ecco. E io traduco. Comunque, allora, questo prodotto è un contorno occhi che naturalmente toglie i segni del certo. Un'antietà, naturalmente, e nella zona perioculare. Nell'arca del viso più importante delle donne agisce, allora, sulle borse, le occhiaie e persino... un rilassamento cutaneo che ecco è molto... quindi diciamo che va non solo a coadiuvare l'effetto anti-invecchiamento ma anche il cosiddetto effetto antifatica perché non è detto che la borsa, l'occhiaia siano sempre segno di un invecchiamento più o meno precoce, può darsi anche che siano sintomo di stanchezza, insomma io ne so qualcosa, non per essere, non ho delle borse io delle volte, io ho delle valigie praticamente qui, valigia e un trolley, tutte e due, quindi insomma no è vero, quindi mi sa che questo iLift si chiama così, no? Sì, allora grazie all'expertise iLift, specialmente concepito per ridensificare, anche questo è molto importante, sublimare la zona dello sguardo. È una formula concentrata con 94% di ingredienti di origine naturale. Ecco, quindi anche lì si ritorna al discorso di prima dei laboratori, anche dell'utilizzo appunto della scienza della botanica per prendere il meglio da quelle che sono. Le sostanze contenute nelle varie piante alle quali loro stanno veramente molto attenti. Magari poi, se vuoi te ne dico due perché c'è un estratto. Vai. Sì, a parte che c'è il burro di karité, il burro di karité bio che dà molto comfort al contorno occhi. E anche molto nutriente. C'è la cera di ghiaccia che è nota per le sue proprietà levigante. Abbiamo anche un defaticante. Abbiamo anche come si chiama l'estratto di arugana che è una pianta che cresce in Asia addirittura sì, sì, ecco sì, quindi sì. Le piante distende, da tutto il mondo distende visibilmente proprio la come parte come si diceva prima esatto. Le famose valigie o borse. Continueremo a parlare delle novità Clarence perché c'è anche una linea dedicata alla clientela silver, quindi over 60, e soprattutto una linea completa di prodotti di bellezza da uomo. Ma adesso parliamo sempre di bellezza, sì, perché è praticamente lo specchio anche del benessere, della nostra salute. Sentiamo che cosa ci propongono, che cosa o meglio ci raccontano i nostri amici di Tropos. Francesca, sono Hanna, sono qui alla Tropos. Ti volevo parlare oggi del tendine di Achille, che è un tendine più grande in corpo umano, più forte, e una base e inizio di tutta catena posteriore del corpo umano. Ed è importantissimo non solo per allievi, per le persone molto allenate, ma anche per ognuno di noi, quindi andrebbe sempre esercitato e stirato per prevenire anche delle infiammazioni oppure delle cose più gravi
Quindi io ti farò vedere degli esercizi che dovrebbe svolgere una persona che arriva nel mio studio Pilates. Qui ci possiamo proiettare sul allungamento del muscolo e posteriore attivando il tendine di Achille, oppure di potenziamento dei muscoli anteriori che comunque rinforza il ginocchio e comunque lo fa un po' rilassare. Quindi nostre famose scarpe a tacco, va bene? Loro danno sollievo a questo muscolo. Nel momento che il tallone si abbassa, viene utilizzato. E con tutti gli esercizi, respirando, mettendo anche un pochino di carico, prepariamo questo muscolo a un buon funzionamento e tutto il corpo ne avrà beneficio, anche perché sia la schiena, i muscoli paravertebrali, anche gli addominali, anche l'allineamento dei piedi, che sono importantissimi, viene rispettato. Quindi è importante di fare esercizi giusti per i nostri tendini. Ciao, ciao Francesca. E grazie anche di queste importantissime informazioni. Adesso di nuovo la linea Matilde Calamai ed Emma Balsimelli. Continuiamo a parlare di alimentazione e curiosità. Emma, allora la vitamina D, parliamo di questa vitamina e anche di come poter... L'abbronzatura invernale, così di come poter tenere... Sono andata al mare ieri. Come cosa? No, sono andata al mare ieri. Si vede, eh? Si vede, ti sei abbronzata, bella, tutta abbronzata. Un po' solare. Solare, sì, fiorita. Che sì, perché è settembre, però sembra agosto. Esatto. Si sta molto bene. Ecco, ma siccome non sarà così a lungo, dobbiamo approfittare esatto, della vitamina D, che fa tanto bene. Intanto spiegaci perché fa bene e anche durante l'inverno, certo, come fare a prendere questa vitamina. Diciamo che è come fare un po' benzina. Adesso sfruttiamo questi raggi del sole per appunto accumulare più vitamina D possibile, perché ovviamente poi questa scorta andrà a esaurirsi e quindi è importante sia appunto fare ora un bel pieno di vitamina D, quindi andate al mare, in montagna, in campagna, dove volete, basta appunto esporre il corpo ai raggi solari. E poi più che passerà il tempo, più valuterete con il medico, il vostro nutrizionista di fiducia, se prendere o no degli integratori a base di vitamina D. Ovviamente il precursore della vitamina D può essere assunto con gli alimenti, però è una pre-vitamina D, diciamo, che deve essere poi attivata sempre con l'irradiamento. Alcuni cibi possono avere comunque una quantità minima, ma per raggiungere la quantità che è necessaria al corpo ogni giorno dovremmo fare dei conteggi molto precisi e quindi l'integrazione esatto, ha molto più senso. La vitamina D è una vitamina che si scioglie nel grasso, quindi ora vi dite, sentite la nutrizionista che vi dice? Ecco, sta a sentire, ho paura. Esatto, vi dice che per assimilare bene la vitamina D ho bisogno di un grasso. Pane e olio, pane e salame. No, esatto. Pane e salsiccia, pane che finocchio. No. L'olio basta, esatto. Pane e olio, vai. Oppure ad perfetto, esempio del salmone affumicato, facciamo virtuosi, okay, insomma dei grassi buoni, quindi anche quando prendete l'integratore mi raccomando di unire sempre una fonte di grasso. Un grasso, quindi si può prendere magari il mattino, si può prendere... Sì, esatto, ci sono diverse formulazioni, ci sono delle unità che devono essere prese mensilmente, è stato visto probabilmente che prenderla in modo quotidiano ma una quantità più bassa funziona meglio, perché è vero che serve alle ossa ma non solo, serve come proprio una molecola antinfiammatoria per eccellenza, sembra controllare anche il peso, quindi avere un controllo anche per l'insorgenza dell'obesità e del sovrappeso. Quindi la vitamina D non è mai abbastanza e deve essere valutata sempre ad ogni fase d'età, non solo appunto nella menopausa o nelle fasi
età un pochino più avanzata non rispetto all'adolescenza. Troppa e non deve essere poca. Esatto, e basta. Se è troppa, che succede? Diciamo che poi si vanno a creare dei disequilibri interni per cui poi non conviene a tutte le età, quando tanto basta un prelievo del sangue, quando fate il vostro check-up mensile o appunto annuale ecco, esatto. Forse mensile è un po' troppo, perché se mi mandi a fare gli esami tutti i mesi è un po' troppo. Fammi andare una volta, facci andare una volta l'anno, quindi noi facciamo questo esatto. E vediamo la vitamina D, che è importante. È importante che resti in un range ben preciso. Ecco, come facciamo a mantenere invece la bronzatura? Allora, le colleghe dermatologhe hanno tutti i loro consigli che appunto seguiamo in modo pedissequo sul fatto appunto dell'esfoliazione, ma non voglio entrare nel loro campo perché non è il mio. Dal punto di vista nutrizionale, con i cibi freschi e tutti coloro appunto che sono abituati ad assumere sia legumi che i prodotti appunto di stagione. Adesso tra poco arriva la zucca, quindi degli alimenti che hanno il beta-carotene, che è il famoso antiossidante per eccellenza, sicuramente hanno una protezione più alta del proprio colore e anche della propria pelle. E quindi si mantiene questa abbronzatura nel tempo, non è che non lavandosi. No, è questo. Mi raccomando, laviamoci. Ragazzi, per il coronavirus, esatto. Per l'aspetto sociale, perché siamo uomini abbastanza e donne abbastanza evolute per quindi, capire che... Non è quello, mi raccomando, seguiamo i consigli. Poi il colore virerebbe un po' il grigio, non... No, grigio non ci piace. Stiamo divagando. Allora, noi va bene, però siamo così, noi l'Emma siamo... Chi ci vuole ci deve prendere anche, così. Esatto. Però, allora, ti voglio dire una cosa, un po' di gossip. Ah, sì. È successo che, insomma, queste influencer, adesso c'è anche qua... Ne abbiamo fatte testimone. Si stanno mostrando per come sono veramente, chi con i brufoli, la Ferragni con la cellulite. E per fortuna dico. Oh, brava. Non hanno bisogno di avere del punteggio da me, però per me hanno acquisito centinaia di migliaia di punti come donne. Ma insomma, questa perfezione, questa richiesta e ricerca spasmodica del filtro, della perfezione, insomma, ci si innamora dei difetti poi nella vita più che dei esatto. Cioè della perfezione. Quindi, a parte l'omologazione, che insomma sono diciamo argomenti che non mi, mi interessano, ma riguardano meno il mio campo, ma la donna è bella così com'è, ovviamente deve stare a suo agio con il suo corpo. Quindi anche molte persone vengono in ambulatorio e mi dicono: ma guarda, io devo perdere solo 2 o 3 kg. Ha la stessa dignità di una persona che ne deve perdere 30. L'obiettivo è star bene dentro il proprio corpo, sentirsi femminili, sentirsi comunque a proprio agio per stare bene. Esatto, che poi sia 1 kg, 2 kg, 10 kg, 20 kg, poi ne parliamo insieme in modo tecnico. E se uno ha un po' di cellulite e si sente bene nel proprio corpo, ma chi se ne frega. Bene, anzi, brava. Anche più bella. Oh, un po' di difetti. Bene, ne parliamo dopo anche di altre cose, altre curiosità. Certo. A tra poco a te, Francesca. Eccoci di nuovo al centro del nostro studio, continuiamo a parlare di quei probabili, in alcuni casi, regalini lasciati dall'estate, lasciati dal sole, ai noi sulla nostra pelle, perché magari non ci siamo preoccupati o occupati abbastanza di proteggerla a dovere, o comunque non abbiamo avuto un comportamento consapevole circa delle problematiche che potevamo anche avere prima dell'estate, magari poi con il sole sono anche peggiorate, perché ci sono anche dei veri e propri falsi miti, no? Sul sole, sull'abbronzatura, sul prenderla, sul non prenderla, e poi relativamente ovviamente a quelle che sono delle problematiche di carattere epidermico. Allora, se la nostra regia è pronta, facciamo un excursus sempre molto divertente con la nostra dottoressa. Ecco, qui siamo in presenza, credo, di acne. Sì, qui siamo in presenza di acne, sotto la foto c'è scritto macchie della pelle, ma perché? Perché in realtà l'acne, che inizialmente è rossa, quindi vedete tutti questi brufoletti rossi infiammati, dopodiché, stando al sole, cosa succede? Che tutto ciò che è rosso vira di colore, mi diventa marrone, quindi l'acne prima o poi passerà, ma se io non ho usato una crema antiacne con già dentro un filtro solare, una volta che l'acne sarà andata via avrò le macchie. E badate bene che questi pazienti da lontano sembrano comunque sempre avere l'acne, invece poi visitandoli più accuratamente da vicino si vede che in realtà sono macchie. E come appunto dicevamo, questo è un falso mito, perché chiaramente
si pensa che il sole abbia un effetto di asciugatura, no? Su queste lesioni, sull'acne, sulla pelle unta e seborroica, ma in realtà è proprio dimostrato, e chi fa il mio lavoro lo sa, che una volta che si smette di prendere il sole, quindi in questa stagione c'è un effetto rebound, cioè l'acne che sotto il sole era leggermente migliorata, vuoi perché la pelle è più asciutta, vuoi per l'abbronzatura, in questa stagione ha un effetto di rimbalzo, quindi peggiora. Ma non peggiora solo l'acne, peggiorano anche pelli di questo tipo, perché comunque sia il sole ispessisce la nostra pelle. Quindi anche una pelle bella che non ha problemi, se non è protetta dal sole, si ispessisce. E qui vedete che i pori dilatati, che ahimè abbiamo tutti, perché la pelle perfetta è la pelle dei neonati, di quando siamo piccolissimi. Poi anche le donne più belle, se andiamo a vedere da vicino, possono avere i pori dilatati. E questo è importante perché anche il tipo di trucco poi è importante. Se la pelle è sciupata c'è una texture particolare da mettere rispetto a una pelle che non ha il poro dilatato. Quindi è importante in questa stagione poi usare dei prodotti esfolianti, leviganti, che comincino a riportare la nostra pelle al suo normale strato di spessore. Qui c'è un'altra immagine sempre di acne, che come vedete può avere diciamo tante fasce di età. Aspetti molto diversi anche. Molto diversi in base all'età, quindi c'è l'acne della pubertà, ma c'è anche l'acne delle donne più mature, di donne più adulte, addirittura nascono neonati con l'acne perché hanno ancora degli ormoni materni, quindi bisogna sempre contestualizzare il caso e soprattutto anche qui vedere il colore della pelle, perché una pelle chiara vuole un certo tipo di trattamento, una pelle più scura è più rischiosa da gestire, bisogna andarci più cauti. E poi ci sono pelli molto infiammate che hanno un'acne particolare, si chiama acne rosacea. Vedete che qui non c'è più solo il brufolo, ma c'è un fondo eritematoso, cioè rosso, e qui la pelle risente molto anche dei cambi di temperatura, quindi del caldo, del freddo, perché c'è una vasodilatazione e vasocostrizione dei capillari della pelle. Vedete come questa pelle è unta e lucida, quindi dobbiamo stare attenti anche a come spendiamo i nostri soldi quando andiamo a scegliere una crema, e non sceglierla soltanto perché magari ci piace il profumo, ma sempre capire qual è la crema giusta per noi, quindi crema, detergente e anche trucco, perché oggi il trucco nella dermatologia estetica non è più un atto di vanità. Molte persone dicono: ma non mi trucco perché non voglio mettere prodotti su questa pelle. No, in realtà qui è doveroso mettere un fondotinta con la protezione solare, perché certo, se metto una crema protettiva per acne più un fondotinta avrò una doppia protezione. Quindi anche qui sfatiamo un mito che il fondotinta possa far male. Se è un fondotinta consigliato dal dermatologo, che ha un principio attivo per l'acne, ben venga, anche perché poi guardandosi allo specchio le persone sono più tranquille, si sentono più a loro agio, perché ricordiamo che le malattie dermatologiche poi hanno anche sempre un grande impatto psicologico, e bisogna sentirsi tranquilli, che già diciamo un 50% di guarigione, no? E qui prima si parlava di chili, ma qui possiamo parlare di brufoli. Ci sono persone con il viso pieno di brufoli che escono e sono serene e tranquille, e ci sono ragazzi che magari con 2 o 3 brufoletti si sentono veramente a disagio, inadeguate. Perché poi magari vengono presi poi di mira a scuola, esatto, in compagnia, ci sono... e quindi è molto importante ovviare anche a una problematica di tipo psicologico. Sì. Vale la regola che stare bene con se stessi, quindi anche sotto il profilo diciamo estetico, in questo caso anche di salute dermatologica, aiuta tantissimo anche la psicologia e la sfera emozionale di ognuno di noi. Poi c'è anche un'altra problematica, che è quella per esempio dei punti neri, che un po' che ci può essere un po' a tutte le età, vuoi perché magari c'è questa dilatazione dei pori, vuoi perché magari uno non riesce a igienizzare in maniera quotidiana e capillare quella che è la propria pelle. Esiste però una predisposizione a questa problematica? Allora, chiaramente le pelli più unte, più seborroiche, più lucide, più grasse, no, hanno una tendenza diciamo maggiore rispetto alle pelli secche, quindi qui consigliamo sempre una volta al mese di fare una pulizia del viso, ma di fare anche il cosiddetto peeling, no? Di cui parlavamo prima, perché chiaramente ci può essere un peeling legato a una patologia, ma c'è anche un peeling legato al mantenere sana la nostra pelle. Noi sappiamo che la nostra pelle si rinnova una volta al mese, facendo il peeling, cioè un'applicazione di una sostanza esfoliante, questo turnover, questo ricambio è più veloce, quindi magari questo è ancora uno dei momenti più importanti dell'anno, dove leviamo la vecchia abbronzatura e ripartiamo per la nuova stagione con una pelle bella. Non si può sempre diciamo accumulare sole sole, ogni tanto bisogna resettare e ripartire. Ecco, molto bene, abbiamo
imparato anche tanti consigli di gestione della nostra pelle a casa, ovviamente sotto l'occhio attento e la preparazione della nostra dermatologa. Continueremo a parlare non solo di problematiche dermatologiche, ma di tutto il resto che potete trovare qua a Tada, ma lo faremo dopo la pubblicità. State con noi perché Tada continua.